Buongiorno a tutti amici lettori e ben ritrovati. È da parecchio che ho voglia di parlarvi di un sacco di libri letti ultimamente, ma per via dei numerosi impegni riesco a farlo solo ora che si avvicinano le vacanze di Natale. Sì, perché ad esempio il romanzo di Velo Nero di cui vi parlerò oggi, Un lungo fatale ultimo addio, Ledra, l'ho detto giusto. È stata una delle letture che ho voluto recuperare in occasione del Milan Book City. Chi segue il blog ricorderà senz'altro l'incontro 50 sfumature di Mr. Darcy, tenutosi in compagnia appunto di Velo Nero, S.M. May, Ledra, Virginia Bramati, Agostina Costa e numerose lettrici appassionate di romanzi rosa. Questo romanzo è stato pubblicato già nel 2015, ma se ancora non l'avete letto o ancora non l'avete nella vostra libreria, vi consiglio di provvedere. Potrebbe anche essere un bellissimo regalo di Natale. Di questa autrice è il primo romanzo che ho deciso di leggere, anche se ho a disposizione già altri, ma amo sempre lasciarmi attrarre dal titolo, e a questo, che preannuncia già una storia tormentata, ho dovuto dare priorità. Velo Nero ci porta nella Londra del 1819 e ci presenta subito una protagonista caparbia e forte, una di quelle giovani donne che sa il fatto suo, insomma, che o crede di saperlo, ed immancabilmente si mette però, anche con tanta facilità, nei guai. Chi le contrappone? Perché ovviamente avrete capito che di una storia d'amore si tratta. Le contrappone Lord Buxton. Ce ne sarebbe da dire un mondo su questo protagonista, intorno al quale aleggia un alone di fascino e mistero. E più lo conoscerete, strada facendo, più anche voi vi innamorerete di questo romantico cavaliere mascherato, pronto a trarre sempre in salvo la sua amata. Su Valerie grava il peso della sconsideratezza del padre, un uomo dedito al gioco d'azzardo e pronto a vendere anche la figlia al demonio a causa dei suoi debiti al gioco. Quando un giorno la ragazza lo raggiunge in una bisca, per evitare che venda anche il loro ultimo possedimento, incontra allo stesso tavolo del padre il nostro Lord Buxton, sul quale pesa, nonostante discenda anch'egli da una nobile famiglia, una cattiva reputazione. In quell'occasione sarà però il nipote di Lord Buxton a riaccompagnarla a casa, Charles Buxton, amico d'infanzia di Valerie e suo primo amore, l'unico a darle conforto e sollievo. Ma la miccia è stata innescata. Valerie si troverà a fare i conti con i suoi sentimenti impazziti, perché avrà modo di rivedere ancora diverse volte l'oscuro cavaliere. E se Charles rappresenta per lei l'amore romantico e dolce, l'uomo nobile di famiglia, di buona famiglia, a cui ogni giovane sua contemporanea dovrebbe aspirare, d'altro canto sente un desiderio irrefrenabile quando invece si trova accanto a Lord Buxton e lui la provoca con le sue proposte indecorose. È stato uno spasso seguire il gioco del gatto con il topo. Lui la provoca e la porta all'estremo per poi confonderla, e lei resta stordita e confusa in un crescendo di suspense, segreti, rivelazioni e colpi di scena. È un romanzo a cui non manca nulla e che è in grado di coinvolgere completamente il lettore nella storia. Il lettore viene assorbito dallo scorrere di giornate con inviti a cena e balli nell'alta società, dove niente è così limpido come sembra. Niente è scontato perché attorno ad ogni classica figura dell'eroe maschile che abbiamo imparato ad amare e per il quale noi donne impazziamo, vi è tormento, mistero e passione. È una di quelle storie d'amore che amo e che consiglio senza riserve perché non ti dà tregua, perché ti fa battere forte il cuore per un personaggio di carta e diventa uno di quei romanzi da custodire gelosamente e tenere sempre a portata di mano per rifugiarvisi quando più se ne sente il bisogno. Un romanzo storico con i fiocchi che dà soddisfazioni e al quale non gli si può dare meno di 5 stelle. Approvato e consigliato. Buone feste e alla prossima. Ciao ciao!